Oggi è il turno del lab della Anker in alluminio con tecnologia USB 3.0. Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un accessorio che ormai per molti è diventato indispensabile perché aumentano sempre di più i dispositivi che ci necessitano di collegare al nostro computer, però le porte USB, gli ingressi USB, appunto dei nostri PC o dei nostri Mac sono sempre lo stesso numero. Invece aumentano i nostri cellulari, i nostri hard disk esterni, le nostre penne USB e tutto quello che ha necessità di collegarsi con appunto via USB. Oggi voglio parlarvi di questo hub della Anker, che è costruito praticamente, la sua particolarità è che è costruito in alluminio, quindi un bel design e ottimi materiali di costruzione, e soprattutto sfruttano la nuova tecnologia USB 3.0. Procediamo all'apertura del pacco. Ecco qui. E allora, all'interno i soliti bricini per le istruzioni, però a noi servono a poco, in quanto c'è poco da visualizzare. Allora, questo è l'hub USB, come dicevo prima è costruito in alluminio, quindi è molto elegante sia nel design sia come qualità di assemblaggio, e abbiamo quattro ingressi USB 3.0. Che cosa significa? Che rispetto alla tecnologia 2.0, quella un pochettino più obsoleta ormai, la velocità di trasferimento dei dati da dispositivi portatili, quali penne USB, hard disk o altro, ha una velocità maggiore rispetto a quella di vecchia tecnologia. Allora, una particolarità di questo hub, non so se le hanno anche gli altri, è la posizione appunto in orizzontale, non in verticale, degli ingressi. Ciò che cosa comporta? Se noi facciamo una prova, se noi magari colleghiamo altri vari tipi di accessori, consideriamo, prendo varie penne che ho qui a disposizione, se noi le inseriamo, ecco qui, sto facendo una prova, però considerate pure magari che esistono anche delle chiavette molto più spesse che potrebbero dare fastidio nell'inserirle tutte e quattro contemporaneamente. Con questo non c'è nessun tipo di problema. Se noi, per esempio, posso dire, se le porte, gli ingressi erano messi magari in maniera orizzontale, facciamo una prova, se avevate a disposizione magari delle penne un po' più grandi o anche l'inserimento di cavetti USB che talvolta hanno delle spine molto spesse, magari sì, si possono trovare dei fastidi o degli inconvenienti per collegarle tutte insieme. Invece con questo praticamente non avete nessun tipo di problema perché gli ingressi sono in orizzontale, non sono in verticale. Ok, ora praticamente andiamo a fare dei test e andiamo a vedere se questo hub dell'Anker non faccia da imbuto, ovvero non dimezzi o diminuisca notevolmente la velocità dei supporti che sono collegati. We'll be right back.
Allora, come avete potuto vedere dai test, le velocità praticamente sia con l'utilizzo di questo hub sia senza l'utilizzo dell'hub praticamente sono quasi identiche, cosa che mi ha particolarmente stupito, perché io sono stato sempre contrario a questi tipi di accessori, in quanto essendo che facciano la maggior parte l'effetto imbuto, ovvero che diminuiscono drasticamente le caratteristiche e la velocità dei dispositivi collegati, sono stato sempre contrario, non l'ho mai acquistati. Però, come appunto avete visto dal test, la velocità si equivale sia utilizzandolo che non utilizzandolo. Quindi praticamente se uno ha necessità di avere più ingresso USB, questo accessorio fa proprio al caso vostro. Perché sono sempre stato contro questi accessori? Perché se io praticamente ho comprato tempo fa questa penna USB 3.0, che secondo me al momento è la penna USB più veloce che 3.0 che c'è in commercio, non so se avete visto pure i valori, sono esorbitanti praticamente, e sorprendenti, non so, fatevi due calcoli, avete visto insomma la velocità sia di scrittura che di lettura che ha questa SanDisk Extreme 3.0. E quindi praticamente non avevo mai comprato un accessorio del genere, perché mi andava a diminuire drasticamente la velocità di questa penna, e io avendola comprata tempo fa, credo l'anno scorso, quasi 60 euro, onestamente mi dava un po' fastidio perdere la caratteristica per cui l'avevo acquistata. Poi è stato provato con un hard disk normalissimo da 3.0 e la velocità è rimasta invariata, e poi con una tristissima, dico tristissima, penna USB Mediacom 2.0 che andava lentissima, però rispettava la velocità sia essendo collegata al hub sia no. Allora, come sempre, vi metterò nel link diretto di Amazon per poterlo acquistare se siete interessati a questo prodotto. Al momento è sui 17 euro e qualcosa, si può comprare. Allora, come caratteristiche quindi principali è il fatto che non va a diminuire drasticamente, anzi manterrà la velocità di trasferimento dei vostri dispositivi intatta, in maniera invariata. Poi la qualità costruttiva è davvero ottima, sia per il diametro del filo di collegamento USB, che è molto molto resistente e rigido nel senso resistente, ma è malleabile per poterlo inserire all'interno dietro del PC, del Mac o di un portatile. L'alluminio si sente ed è bello, e quindi può essere accoppiato anche se avete dei computer, dei notebook in alluminio quali Apple, oppure anche altri dispositivi notebook in alluminio che non siano Apple, quindi si va ad accoppiare perfettamente anche come linea e come design. E niente, cosa dire di più? Grazie per aver visto il video, ci saranno altri video sempre sulla recensione di prodotti high tech. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, se volete vedere le altre recensioni vi invito a iscrivervi al canale, come sempre vi ringrazio e alla prossima!